Are you with me? Allora, dicevamo, è presto ancora per fare delle previsioni, poi vedremo domani se Federalberghi ci darà le prime indicazioni ufficiali. Le voci appunto sono di una presenza non così forte di turisti stranieri, ma ripeto, è ancora presto, noi siamo sempre molto neutri sull'Expo, riteniamo che sia un'opportunità straordinaria, vediamo se riusciremo a sfruttarla. Ne parliamo però con chi rappresenta il mondo degli esercizi pubblici, dei pubblici esercizi, e mi riferisco al presidente della FIPE, che è Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Lino Enrico Stoppani. Buonasera innanzitutto. Grazie anche per l'ospitalità. Allora, voi rappresentate in Italia 300.000 imprese tra ristoranti, bar, stabilimenti balneari, discoteche, tutti i pubblici esercizi. Non parleremo con lei di alberghi in senso stretto perché aspettiamo domani anche i dati di Federalberghi. Quasi 1 milione gli addetti che voi rappresentate e un valore aggiunto di 40 miliardi di euro in un settore che, inutile dirlo, ha sofferto moltissimo perché si basa prevalentemente sulla domanda interna, sui consumi interni che ancora mancano all'appello. Vorrei concentrarmi con lei però soprattutto sull'Expo, perché solo a Milano, esclusa quindi la provincia, la parte di provincia di Varese, voi rappresentate 6.500 pubblici esercizi, che è impressionante come numero. Allora, intanto si vuole, a livello così di segnale, di sentore, non oggettivo, non statistico, ma molto empirico, darci la sua visione su quello che lei vede, perché avete anche, ripeto, molti albergatori che pur stanno dentro la categoria Federalberghi, ma rientrano nei pubblici esercizi, se i segnali che lei vede sono confortanti, prudenti o addirittura negativi. Da parte mia ho ovviamente un elemento di grande fiducia, perché dietro ad Expo c'è stato grande impegno da parte di tutti, c'è grande preoccupazione per alcune situazioni di criticità che certamente emergeranno, ma c'è grande fiducia perché Expo è una grande scommessa per il paese, per tutti, anche ovviamente per i pubblici esercizi che io rappresenti. Speriamo che sia una scommessa vincente, perché certamente Expo rappresenta una grande occasione di rilancio del nostro paese anche in termini di immagine, di credibilità, di autorevolezza internazionale, ma anche in termini di business, che non è ancora peccato evidentemente gestirli, dalla quale noi ci aspettiamo molto, ci sono molte aspettative, ci sono molti preparativi, ci riteniamo assolutamente preparati, perché poi i nostri imprenditori sanno prendere il lavoro quando c'è senza... Adesso arriviamo anche a quello che avete fatto voi per i vostri associati, ma insomma, lei parlando con gli albergatori quantomeno, che sensazione, ripeto, molto empirica, non vuole essere assolutamente un elemento statistico ufficiale, ma insomma, avete la sensazione che le prenotazioni ci siano oppure no? Lei ha già ben precisato, non rappresento gli albergatori, ma le informazioni che ho è che la città è divisa a macchie di leopardo, per cui abbiamo per esempio gli albergatori di Milano Centro, della stazione centrale, dove mi riferiscono ci siano motivi di grande soddisfazione, diversamente invece per le altre zone della città. Ma bisogna anche ricordarsi che il turista italiano prenota l'albergo con 72 ore di preavviso, l'europeo con 1 o 2 settimane, per cui vedo che ci sono grandi aspettative. Sulla provincia invece ci sono state molte vendite di operator, ma qui il problema è riferito all'leap time, cioè a quella che l'leap time, cioè la data di scadenza che viene concessa all'agenzia che ha prenotato di mandare disdetta rispetto a delle prenotazioni in anticipo, per cui anche in provincia, ripeto, ci sono state grandi vendite che però devono essere ancora confermate con le conferme, ma che però dimostrano un grande movimento. Sì, qui la differenza è appunto tra le prenotazioni sia di biglietti che poi di camere e la conferma dei biglietti e delle camere stesse, perché i dati che abbiamo dato fino adesso riguardavano le prenotazioni, cioè e quindi tour operator che si erano accaparrati un certo numero di biglietti, poi che questi tour operator riescono a collocare tutti i biglietti o magari che abbiano una richiesta anche superiore alla loro disponibilità, questo è tutto da vedere, certo, come dati oggettivi. Veniamo invece alle iniziative, perché spesso diciamo che le associazioni di categoria ormai hanno un ruolo
di consulenza vera e propria, non più di lobby come poteva essere negli anni scorsi. Consulenza vale per tutte le associazioni di categoria e vale anche per voi. Voi che cosa avete fatto come attività di marketing, di formazione per i vostri associati? Perché è chiaro che la prima raccomandazione che diamo a tutti gli esercizi pubblici e gli albergatori è non usare l'Expo come la selvaggina da passo si fa per i cacciatori, cioè spari grosso, triplichi i prezzi e morta lì, perché a differenza di altri elementi, penso al Salone del Mobile, alla Settimana della Moda, dove onestamente tu hai una tale concentrazione in 4-5 giorni di persone che comunque, diciamo così, verrebbero a Milano perché il Salone è l'appuntamento più importante a livello europeo e mondiale, Salone del Mobile, e comunque la Settimana della Moda lo è tra le settimane più importanti a livello mondiale, in questo, e allora lì non dico che sia giustificato, ma tanto sai che il buyer, l'espositore deve venire a Milano e in molte città, non solo italiane, quando c'è una fiera che si concentra in 4-5 giorni notiamo da sempre un aumento dei prezzi degli alberghi, lo dico per essere molto laico su questo. Altra cosa è dire, una manifestazione di 6 mesi che rappresenta una piattaforma per turisti futuri, che rappresenta un biglietto da visita di persone che non sono obbligate a venire all'Expo, mentre, ripeto, il buyer, l'operatore è tra virgolette obbligato a venire al salone per motivi di affari, che fanno una scelta, ecco, se lì tu inizi a trattarli come selvaggina da passo ti fai un danno nel presente, perché uno che magari era indeciso, vede i costi e non ci viene, ma ti fai un danno enorme anche per il futuro, perché poi si dice attenzione, i prezzi a Milano sono improponibili rispetto all'offerta che viene data, e magari non è così perché sono stati aumentati artatamente solo per l'Expo. Allora, che lavoro di formazione avete fatto su prezzi e poi anche sul tipo di accoglienza? Beh, lei ha precisato all'inizio della sua domanda quello che è il ruolo dell'associazione di categorie, insomma, certamente quello di fare assistenza e attività di lobby, ma in questa fattispecie anche l'obbligo e il dovere di aiutare e anche raccomandare, perché quando dicevo che Expo rappresenta una scommessa per tutti, anche per la città, evidentemente non dobbiamo fare in modo che diventi un boomerang per la città, perché nella misura in cui dimostreremo qualità, serietà, trasparenza, correttezza, evidentemente trasferiremo un'immagine positiva anche dal mondo della ristorazione che noi rappresentiamo. Allora, per evitare questo abbiamo fatto quelle che sono le raccomandazioni, le formazioni anche su quelli che sono gli aspetti igienico-sanitari. Ci saranno particolari controlli da parte delle autorità di sicurezza in campo igienico-sanitario che andranno a monitorare con particolare attenzione per evitare ovviamente quelli che sono i casi che procurerebbero evidentemente effetti negativi sulla città e sulla manifestazione, e l'obbligo della federazione in questo modo è stato quello di raccomandare un particolare impegno su quelli che sono gli aspetti di trasparenza dei prezzi, di correttezza, di professionalità, perché nella misura in cui il pubblico esercizio riuscirà a trasferire i veri valori di cui è portatore, potremo magari sperare che abbia quegli effetti positivi che tutti ci aspettiamo. Voi avete fatto anche il progetto Expo Friends, che prevede una cosa molto concreta, e cioè una specie di targa che al bar, al ristorante, all'esercizio commerciale viene data come Expo Friends, come amici dell'Expo, ma che cosa prevede come obblighi da ottemperare? L'iniziativa è stata fatta per far sì che i negozi diventino anche i punti di riferimento sulla città a favore dei visitatori, i quali per qualsiasi motivo avessero bisogno di avere informazioni su percorsi, su iniziative eccetera, trovano nel negozio un punto di assistenza con un info point, e questo nella finalità di far diventare la Milano a tripla A che noi vogliamo, cioè a accogliente, attiva, aperta, sulla quale l'impegno dei negozi, dei pubblici esercizi e di chi ci starà è quello di offrire assistenza a un visitatore che può trovare nel corso della sua giornata necessità di essere accompagnato nel suo percorso, per cui l'obbligo del commerciante o del pubblico esercizio è quello di dare le informazioni, di essere aperto ad agosto, di stare aperto in alcune giornate anche serali in cui venissero previste delle iniziative in quel territorio, di avere un minimo di preparazione su quello che sono gli aspetti di lingua, di avere quei requisiti, cioè di serietà, di qualità e di professionalità che sono fondamentali. Quindi, se ho ben capito, tutti gli esercizi commerciali che avranno fuori esposta la targa Expo Friends avranno sostanzialmente il palinsesto, chiamiamolo così, di tutti gli eventi dei 6 mesi, e avranno, non dico l'obbligo, ma si impegnano, si prendono
il dovere di dare informazioni al turista italiano o straniero che dovesse passare e vedere il logo Expo Friends, ho capito bene? Perfetto. Allora, adesso c'è il meteo, anzi il traffico, scusatemi, la pubblicità, poi riprendiamo il tema per quello che riguarda l'Expo. Vedo molti messaggi, risponderò anche un po' di messaggi su questo. 349-238-6666 per gli sms, appunto, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Strade in diretta. Ben ritrovati sulla A9 Milano-Como, code per incidente in smaltimento tra Lomazzo e Turate verso Milano. Molti disagi in zona Fiera Milano-Ro anche a causa dei numerosi cantieri Expo e quindi si verificano incolonnamenti, in particolare lungo l'intero percorso del raccordo autostradale Fiera. A Pavia sulla tangenziale code per lavori tra il raccordo Pavia Bereguardo e Pavia Sud in direzione Genova. Incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Terre di Canossa, si stanno formando rallentamenti e code verso Napoli. Sulla stessa 1 per incidente code anche tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Milano. Code per traffico intenso intorno ai maggiori centri urbani, sul raccordo Salerno-Avellino e poi un cantiere a provocare incolonnamenti in prossimità dell'allacciamento con l'A3 verso Avellino. Tutte queste informazioni sono a vostra disposizione anche su mappa sul sito di Radio 24. Noi ci risentiamo tra mezz'ora. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Allora, i messaggi, dunque, i prezzi sono duplicati se non triplicati a Milano. So di gente che va in albergo a Chiasso per via dei prezzi, può essere. Altri scrivono, per esempio, che hanno esperienza a Norimberga. Norimberga è una città di fiere in Germania, assieme ad altre, vale anche per Düsseldorf. I prezzi degli alberghi vengono aumentati in concomitanza agli eventi. Ripeto, è tutto normale quando l'evento dura una settimana, 5 giorni. Attenzione, quando un evento dura 6 mesi, è un po' diverso. Soprattutto, un conto è aumentare i prezzi perché sai che hai la clientela business, chi viene per fare affari e deve venire comunque, come dicevamo prima. Altra cosa se li aumenti per un turista che sta decidendo se venire oppure no, non ne va del suo lavoro o dei suoi affari futuri. Detto ciò, voi avete predisposto un pacchetto accoglienza, perché insomma noi siamo abituati storicamente ad accogliere i turisti soprattutto europei o americani, il che dal punto di vista culturale, ferme restando tutte le differenze tra un britannico, un francese, un tedesco, un americano, c'è già una grossa conoscenza dell'Italia, della cucina italiana, dell'accoglienza italiana, dei limiti e anche dei difetti di questo paese. E poi magari vengono per trovare delle caratteristiche italiane. Altra cosa è accogliere un cinese, un indonesiano, un indiano oppure un medio orientale. Su questo, perché i problemi di distanza culturale possono diventare anche problemi di accoglienza vera e propria, voi avete diffuso un vademecum, ma che cosa contiene? Allora, abbiamo fatto un'iniziativa di marketing antropologico, vale a dire abbiamo offerto ai nostri associati la possibilità di un progetto che abbiamo definito il Country Friendly Welcome Accommodation, che serve ad offrire informazioni ai nostri operatori su come viene gestito un cliente che arriva da paesi lontani, almeno dal punto di vista delle culture e tradizioni, come i cinesi, gli arabi e gli indiani, circa per esempio gli usi alimentari. Per esempio, basti pensare all'alcol o al maiale per il mondo musulmano arabo, oppure quello che è il tema della scaramanzia a tavola, il problema dei colori, il problema dei numeri, eccetera. Allora, tutta una serie di informazioni che possono anche essere considerate banali, ma che servono a crescere quella sensibilità, quel rispetto all'ospite, che deve costituire un elemento di rafforzamento della nostra sistema di accoglienza. Voi avete anche fatto dei seminari con un'app, come ormai va di moda, dedicata
chiamata che permette poi di tradurre il menu in 6 lingue, no? Esatto, per visto che l'inglese è ormai diffuso, però ci sono molte altre lingue, sono attesi 1.200.000 cinesi, per cui il ristoratore che avesse necessità di tradurre in più lingue il suo menu ha la possibilità di poterlo fare utilizzando questa app che l'associazione ha messo a disposizione gratuitamente. Per curiosità mia, nel Vademecum, che è appunto il Country Friendly Welcome Accommodation che avete dato ai vostri associati per accogliere i turisti che vengono da paesi più distanti sia geograficamente che culturalmente, cinesi, mondo arabo, indiani, che ci può dare qualche raccomandazione, perché che cosa avete scritto dentro il vademecum, cioè quali sono determinate caratteristiche? Il maiale e l'alcol, diciamo, ci arrivavo anch'io, che insomma proprio andare a offrire una costina di maiale con del vino rosso a una persona di religione islamica non fosse il massimo dell'accoglienza. Fin lì, diciamo, ci arrivavo anch'io, ma c'è dell'altro. Beh, due esempi molto banali. Sì. Per esempio, quando ho un ospite arabo, non è assolutamente corretto rivolgersi alla donna. Non bisogna guardare la donna negli occhi, oppure i numeri a tavola, la scaramanzia, per noi vale il 13 o il 17, per altri paesi sono altri. Oppure, per esempio, il cliente cinese che mi lascia nel piatto un avanzo, per noi è considerato evidentemente sintomo di qualche problema. Invece è il ringraziamento che l'ospite cinese ci dà, nel senso che la porzione somministrata è adeguata, è stata ritenuta di soddisfazione e l'avanzo che lascia è una forma di ringraziamento alla cucina, per cui sono aspetti minimali che però devono saper essere, certo, utilizzati per rafforzare. Beh, minimali mica tanto, perché capita nei ristoranti più attenti che se uno avanza qualcosa gli venga chiesto se qualcosa non andava, signore, ecco, nel caso, oppure all'opposto, immagino un ristorante in cui vede che il cinese non ha lasciato nulla, neanche un chicco di riso, pensa che il cinese sia soddisfatto, in realtà il cinese in questo caso è insoddisfatto perché il messaggio è la porzione non era adeguata. Tra l'altro, se non ricordo male, ci sono anche proprio problemi di galateo, oltre a quello che lei ricordava col mondo arabo, a noi risultava che non volessero nemmeno essere seduti troppo vicini gli uni agli altri. Allora un ristoratore può pensare: faccio un'intera sala dove metto tutto il mondo, diciamo, così non è, perché su questo si creano problemi anche di carattere diplomatico. C'è un ultimo aspetto che vorrei toccare con lei. Comunque il Vademecum è disponibile e appunto l'app si può scaricare per tutti gli associati della FIPE. Sembrano cose banali e piccole, però attenzione che poi l'accoglienza, come sanno bene gli operatori, si fa su questi dettagli, non si fa sulla qualità del cibo che diamo, non dico per scontata, ma speriamo che sia e resti il nostro punto di forza, né sulla l'appetibilità del Made in Italy, dell'Italia, della cucina italiana, si fa su queste capacità, e ogni tanto noi notiamo ancora non della grande professionalità in alcuni ristoranti, sia in sala che fuori sala, per cui attenzione, l'importante però è non pensare che questi siano dei gonzi che vengono per essere spennati. C'è un'ultima iniziativa di cui vorrei parlare con lei che mi piace moltissimo invece, si chiama La Cena Sospesa. Ora, per chi non conosce Napoli, a Napoli da sempre esiste il caffè sospeso, cioè uno va in un bar, beve un caffè e poi ne lascia un altro sospeso. Che cosa vuol dire sospeso? Che è a disposizione del prossimo che arriverà nel bar e non ha i soldi per permettersi il caffè. Al di là di ogni retorica, è un atteggiamento bellissimo, nel senso che dà il senso della solidarietà, per cui una persona non abbiente, che non abbia i soldi per il caffè, può entrare in un bar e chiedere: c'è qualche sospeso? Sì. Ecco, voi con la CDO, prendendo esempio da quello che è appunto la tradizione a Napoli, avete organizzato con l'Arcidiocesi di Milano la cena sospesa. Ecco, ci può spiegare come funziona? Vabbè, l'iniziativa, precisiamo, è della Arcidiocesi, che ha coinvolto la Caritas, che a sua volta ha coinvolto la Caritas. FIPE, la Caritas, e per cui siamo assolutamente contenti del coinvolgimento. Tra l'altro, dal punto di vista personale, insomma, fare beneficenza bisogna sempre fare dal silenzio, però a volte promuoverla serve anche per dare il buon esempio. Allora, con la cena sospesa, che tra l'altro si aggiunge all'iniziativa del refettorio abruziano, sempre promosso dalla Caritas, con le star del nostro settore, Massimo Bottura in primis, ha la finalità di raccogliere all'interno del pubblico esercizio delle offerte che poi gireremmo alla Caritas, che verrebbero trasformate in buoni pasti solidali da trasferire poi ai tanti bisognosi che sulla città operano, vivono e che hanno bisogno di essere aiutati. Questo durerà per i 6 mesi dell'Expo per i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa, ma praticamente io come cliente, quando pago, posso fare una donazione. Ecco il tema della cena sospesa: metti che il mio conto sia 40 euro, posso pagarne 50 e la differenza essere parte di una cena sospesa che va alla Caritas.
Ci sarà un marchio, un logo che lo ricorderà? Assolutamente sì, con i marchi evidentemente dei soggetti coinvolti. Tra l'altro partecipiamo con una donazione iniziale importante che arriva dai fondi della federazione, ma anche da Confcommercio e dagli enti a noi partecipati, in modo che cominciamo a dare noi il buon esempio mettendo un consistente importo a disposizione della Caritas per questa iniziativa. Stiamo cercando dei testimonial, li abbiamo trovati, ma non posso oggi anticipare alcune cose, ma vorremmo che le star del nostro settore siano i primi testimoni di questa bella iniziativa, insomma, perché oggi bisogna avere anche la capacità di guardarsi indietro, soprattutto in un momento di grande difficoltà come l'attuale, dove i poveri sono molto di più di quelli che potrebbero apparire. Allora, in bocca al lupo anche a tutti i suoi associati, quindi a tutti i pubblici Grazie. Esercizi, a patto che si comportino bene, nel senso, per bene l'abbiamo già chiarito, e non fate i furbetti, in questo caso non porto da nessuna parte fare i furbetti, e soprattutto speriamo che l'iniziativa della cena sospesa, che come lei ricordava ormai il tema della soglia di povertà ha coinvolto intere nuove, ahimè, nuove classi di persone, o perché hanno perso il lavoro o per le difficoltà economiche in generale, speriamo che l'iniziativa della cena sospesa acquisti anche peso e venga conosciuta, perché penso che poi molti italiani su questo non avrebbero problemi a lasciare una parte, una quota parte del conto per la Caritas. Grazie al presidente della FIPE, Lino Enrico Stoppani. Grazie a voi.